riqualificazione batte nuovo. Mentre gli investimenti per le nuove costruzioni crollano dagli 85 miliardi di euro del 2006 a meno di 51 nel 2013, cresce l'attività di manutenzione, rinnovo e recupero, passata dai 106 miliardi del 2006 ai 115 del 2013. Lo rileva una ricerca del CRESME presentata in occasione del forum Riuso 03, promosso da ANCE, Consiglio Nazionale degli Architetti e Legambiente. Noi vogliamo che questo del tema della riqualificazione urbana, così come quello che sollevammo dei pagamenti per la pubblica amministrazione e della riqualificazione del territorio, diventi un tema fondamentale nei programmi del governo per far ripartire il paese, perché la riqualificazione delle nostre città è uno degli asset fondamentali per la ripresa del paese. Aprire subito i cantieri della riqualificazione energetica e antisismica è la richiesta rivolta a Governo e Parlamento in un documento congiunto sulla rigenerazione delle città e il mercato dell'edilizia. La nostra proposta è quella di far uscire dal patto di stabilità per gli interventi pubblici tutti gli interventi che arrivano a questi standard e poi aiutare invece i privati che vogliono arrivare a questa situazione appunto di certificazione attraverso un fondo nazionale, attraverso degli incentivi, attraverso la semplificazione degli interventi, per esempio per i condomini, che aiuti a realizzare riqualificazioni anche con interventi in periferia che prevedono terrazzi, che prevedono allargamenti, ossia tutto quello che può permettere di migliorare la qualità della vita delle persone e anche di avere dei nuovi spazi, ovviamente in periferia laddove gli interventi sono urgenti.